Mi chiedono spesso cosa si intende davvero per caffè artigianale. È come qualsiasi altro prodotto artigianale, in realtà, qualcosa di unico che prepari con le tue mani, proprio come lo vuoi tu, non industriale. Qualcosa di cui puoi andare davvero fiero. Le origini del caffè artigianale sono piuttosto antiche e ci sono alcuni luoghi specifici nel mondo che hanno davvero perfezionato questa arte. Ma credo che le sue radici si trovino negli Stati Uniti. Si tratta di un mercato in cui il caffè filtrato è il prodotto principale. Qualche anno fa era tutto basato sul sifone. Ora si parla di estrazione a freddo, drip e nitro. Tuttavia, credo che il protagonista indiscusso rimanga il pour over. Usare un Ario V60 o un Kalita Wave o qualsiasi altro dripper manuale è molto semplice e si può preparare un caffè che esprima la miscela che hai scelto, i metodi di lavorazione e persino il grado di tostatura. Quando gusti un caffè preparato in modo artigianale, ti concedi un'esperienza multisensoriale. Puoi percepire i sapori del terroir, gli aromi della tostatura, il metodo di lavorazione e ovviamente la tecnica che viene utilizzata per prepararlo. La maggior parte delle persone che prepara il caffè a casa in modo artigianale cerca in qualche modo di replicare questa esperienza. Ma non è semplice come sembra, perché non tutti sono in grado di comprendere le varie sfumature. Non basta comprare un caffè geisha da $40 al chilo per avere un risultato eccezionale. La questione è un po' più complicata. Al momento ci sono, credo, solo 6 persone certificate SCA per la preparazione del caffè artigianale a casa. La maggior parte delle macchine per caffè filtrato attualmente sul mercato ha una pecca, e cioè che non consentono di regolare la temperatura. Non hanno un controllo preciso sulla temperatura e credo che sia proprio questa mancanza a limitarle e a rendere così difficile preparare un ottimo caffè a casa. Quando intraprendi un progetto, ti fai coinvolgere a 360 gradi. Ti immergi profondamente in quello che stai facendo e lo fai prendendo in considerazione la prospettiva alimentare, quella dei consumatori e quella delle tecniche commerciali in modo da comprendere tutti i fattori coinvolti. Per noi l'obiettivo è ottenere un caffè dall'aroma eccezionale, quello è lo scopo. Le nostre ricerche hanno stabilito che per farlo serve un controllo preciso della temperatura. La temperatura deve essere regolabile e dobbiamo poter controllare il tempo di contatto. Queste tre variabili sono gli elementi chiave per un caffè dal gusto eccezionale. Il controllo preciso della temperatura dell'acqua è fondamentale per ottenere un ottimo caffè. Un grado in più o in meno fa una differenza enorme. Con un grado in più risulta bruciato. Con uno in meno avrà un sapore erboso e poco aromatico. La velocità di erogazione dell'acqua è un altro elemento determinante per un ottimo caffè. L'acqua deve essere erogata alla giusta velocità. Ci siamo resi conto velocemente che non potevamo utilizzare lo stesso sistema adottato dai nostri concorrenti. Dovevamo inventare un sistema che fosse innovativo, personalizzato, unico e su misura. Alla fine abbiamo sviluppato un sistema molto simile a un meccanismo che conosciamo molto bene. Un thermocoil con controllo della temperatura PID associato a una pompa. Lo stesso sistema della maggior parte delle nostre macchine per caffè espresso. Una delle caratteristiche che volevamo per questo prodotto era la capacità di preparare 12 tazze di caffè. La maggior parte delle macchine sul mercato arriva al massimo a 8 o a 10. Un altro requisito che ritenevamo importante era che la qualità del caffè risultasse ottima anche preparando quantità ridotte. È uno dei punti critici di altre macchine. Abbiamo una valvola steep and release in attesa di brevetto che ci consente di tenere insieme il caffè e l'acqua automaticamente durante la preparazione di quantità più ridotte, in modo da non ottenere un caffè annacquato e in sapore, ma un risultato che si avvicina molto al profilo aromatico di quello ottenuto con la preparazione di 8, 10 o 12 tazze. La maggior parte delle macchine in commercio ha un approccio unidirezionale perché quando sono state progettate avevano un solo scopo, ovvero preparare il caffè filtrato. Gli altri stili di preparazione che ora stanno spopolando non erano così diffusi al momento della loro progettazione. La Precision Brewer è probabilmente una delle macchine più flessibili sul mercato al momento, con 6 modalità uniche che offrono una grande flessibilità. Per la prima volta è possibile preparare 12 tazze di caffè filtrato in meno di 7 minuti.
C'è la modalità Strong, per un caffè intenso dal sapore più deciso, la modalità Gold, che imposta automaticamente tutti i parametri essenziali per soddisfare gli standard Gold Cup dell'SCA, una modalità Over Ice, che prepara un caffè più forte in modo che aggiungendo il ghiaccio il risultato non sia troppo annacquato, e abbiamo una modalità Cold Brew automatica. Poi c'è My Brew, che consente di impostare tutte le variabili: tempo di preinfusione, temperatura dell'acqua e velocità di erogazione dell'acqua. Abbiamo anche un'impostazione speciale per il pour over. È pensata per poter usare il dripper Hario V60 o Kalita Wave. Il nostro obiettivo è creare qualcosa che offra sempre dei vantaggi per il consumatore. Credo che la Precision Brewer sarà una rivoluzione nel panorama delle macchine per caffè filtrato, perché consente a chiunque di preparare a casa diversi tipi di caffè artigianale, tutti in modo automatico. Puoi avere la garanzia di ritrovare lo stesso aroma ogni volta e puoi modificare quelle impostazioni decisive che nessun'altra macchina sul mercato consente di modificare. Con la sua precisione e la sua flessibilità, credo che cambierà le regole del mercato ed è per questo che sono tutti entusiasti di questo prodotto.